Le gambe aperte, la pistola puntata alla tempia. Provate voi a essere donne, a morire come foglie, calpestate come foglie, bruciate come foglie. Noi siamo la classe terza G del liceo scientifico del Pontormo. Insieme al nostro professore di storia e filosofia ci siamo occupati del femminicidio, un grave fenomeno di violenza contro le donne. I dati parlano chiaro. Nel mondo e anche in Italia la violenza di ogni genere, fisica e psicologica, colpisce migliaia di donne. Abbiamo notato che le donne più vulnerabili davanti alla violenza degli uomini sono le donne sole, senza lavoro, senza punti di riferimento, in poche parole, senza aiuto. Per questo motivo vogliamo informare con questo video dell'esistenza di istituzioni che possano aiutare le donne vittime di queste violenze. Questa è Lilith. Questa associazione si trova in via 20 settembre numero 17 e il suo numero di telefono è 0571 72 51 56. Quello che vedete sono le pubbliche assistenze di Empoli. È qui che si trova Lilith, che è l'associazione che vogliamo farvi conoscere. Siamo qui al centro Lilith, siamo al cospetto della presidente delle pubbliche assistenze, proprio dove si trova il centro Lilith. Sì, appunto, io sono presidente delle pubbliche assistenze e Lilith è appunto un centro di specializzazione all'interno della nostra associazione. Lilith nasce nel 2002, nasce per rispondere a una richiesta di aiuto appunto di donne che si sono rivolte a noi. Nel 2002 si parlava molto meno di violenza alle donne e chi si trovava in questa situazione spesso non sapeva a chi rivolgersi. Quindi probabilmente queste donne hanno visto in un'associazione di volontariato come la nostra la porta a cui bussare in un momento di difficoltà. Quindi si sono rivolte a noi, noi abbiamo aperto e abbiamo cominciato da qui. Prima dando un aiuto come potevamo a livello di volontariato, dandole sostegno, accoglienza a loro e ai loro bambini, a volte un aiuto economico. Poi piano piano invece abbiamo deciso di presentare un progetto che in verità era la presentazione di un corso al CESVOT, ci è stato approvato e quindi è partito tutto con un finanziamento del CESVOT, abbiamo fatto questo corso, hanno partecipato molte persone e da questo corso è nata il centro Lilith con 20 volontari all'inizio. Piano piano con il tempo abbiamo inserito poi figure professionali come psicologhe, psicoterapeuti, avvocati e siamo andati avanti. Con il tempo ci siamo anche resi conto che serviva una casa rifugio per dare aiuto nell'emergenza. Quindi di lì poi l'apertura di una casa rifugio, poi di due case rifugio, oggi siamo a 3 case rifugio. Credevo che le pari opportunità sul lavoro e dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne avesse portato in Europa alla diminuzione della violenza sulle donne. Invece la violenza sulle donne non è diminuita, anzi sembra essere aumentata. Con Maya Albano, responsabile del centro Lilith, e adesso ci illustrerà la sua attività all'interno appunto del centro. Sì, sono psicologa e mi occupo di accoglienza e sostegno psicologico alle donne che si rivolgono in cerca di aiuto alla nostra associazione. Il lavoro con le donne vittime di violenza è particolarmente delicato anche per noi operatrici perché sono storie di estrema sofferenza e in cui bisogna cogliere molto velocemente elementi rispetto alla pericolosità della situazione che ci viene presentata. Credevo che la donna che ha subito violenza fisica e psicologica da un uomo sapesse tenersi alla larga dagli uomini violenti. Invece è proprio il contrario. La donna ha perduto l'autostima ed è condizionata dai comportamenti violenti. È attratta da uomini simili all'aggressore, che a loro volta sono attratti da lei.
Le storie sono completamente diverse le une dall'altra e il tipo di richiesta sono molto differenti. Solitamente le donne arrivano al nostro centro con delle idee non troppo chiare rispetto alla situazione che vivono. Molto spesso la richiesta è quella di intervenire rispetto al maltrattante, proprio del tipo come devo fare per farlo cambiare, come se la donna non si rendesse conto che la situazione di violenza che vive non ha niente a che fare con una responsabilità personale. Di solito quello che la donna vive è una situazione in cui si chiede che cosa lei possa fare per cercare di cambiare la situazione. Questo è quello che gli deriva dalla relazione che di solito dura da anni con la persona. Raramente una donna arriva al centro antiviolenza con un primo singolo episodio di violenza. Quindi, oltre alla difficoltà proprio nel riconoscersi oggetto di violenza, c'è anche una difficoltà a attribuire le responsabilità di quello che sta vivendo. Il compito nostro all'interno di un processo piuttosto lungo di sostegno psicologico è quello di aiutare la persona a trovare le proprie risposte per far fronte alla situazione che sta vivendo. Solitamente la separazione, la denuncia avvengono attraverso un percorso con la psicologa in cui la donna capisce di poter rispondere, di essere la protagonista delle proprie scelte di vita e quindi di avere gli strumenti per far fronte a una situazione di estrema difficoltà. Siamo qui insieme a Luisa, una donna che ha chiesto aiuto a Lilith e che oggi ci racconterà la sua esperienza. Salve, io avevo dei problemi in famiglia dove purtroppo c'erano veramente dei seri problemi e a un certo punto la cosa era diventata talmente insostenibile che ho chiesto aiuto. Presso assistenti sociali mi hanno mandato qui alla Lilith, ho fatto un percorso psicologico dove mi hanno aiutato, ho fatto parlare e anche poi dandomi una mano nell'inserimento anche del lavoro dove è servito, insomma, per andare avanti, rifarsi una propria vita, ricominciare da capo, anche se a una certa età incomincia un po' anche a essere difficile. Però io dico a tutte le donne che hanno i miei stessi problemi di chiedere aiuto in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, tramite un'amica o qualcun altro, che qualcuno le tenderà una mano e qualcuno in qualche modo se ne viene fuori. Credevo che uomini laureati appartenenti alla borghesia ricorressero rarissimamente alla violenza contro le proprie amanti, compagne, mogli. Il titolo di studio non distingue gli uomini violenti da quelli non violenti, così come non distingue le vittime. In genere, le donne che arrivano qui alla Lilith, che tipo di violenze subiscono? Sono violenze di vario tipo. La violenza più radicata ed è quella che è presente praticamente in tutti gli altri tipi di violenza è quella psicologica, quella che fa da sfondo poi a tutte le altre. A questa si aggiungono in maniera massiccia la violenza fisica, che può assumere varie forme, per arrivare poi a una violenza economica, casi di stalking, casi di molestie o violenze sessuali, mobbing, quindi anche in ambito lavorativo. Altre violenze invece che coinvolgono i minori, sia violenze direttamente rivolte al bambino, sia per il fatto di aver assistito ad episodi di maltrattamento. È un fenomeno che anche nel nostro territorio ha assunto livelli estremamente drammatici. Basta pensare che gli accessi al nostro servizio, che sono aumentati nel corso degli anni, al momento attuale arrivano a una media di una donna nuova a settimana. Quindi davvero è un problema che nel nostro territorio è drammatico.
E sono casi di variabilità estrema. Solitamente si pensa che la donna vittima è una donna straniera con difficoltà socio-economiche, ma i casi che ci troviamo di fronte sono di persone di tutti i tipi, donne anche realizzate lavorativamente, donne che hanno uno status anche piuttosto alto, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista lavorativo. Gli stessi maltrattanti sono uomini che, contrariamente a quello che solitamente si pensa, non sono alcolisti, tossicodipendenti o psichiatrici o con difficoltà economiche, sono persone che sono assolutamente ben inserite nel contesto sociale e che è all'interno delle mura domestiche che invece nella relazione con la partner stabiliscono, tentano di stabilire questo rapporto di prevaricazione e quindi di potere assolutamente non paritario. Attraverso la violenza, appunto, il partner fa questo tentativo di esercitare un controllo e un potere sull'altro, perpetrato con la paura, la minaccia e tutte le strategie che ha a disposizione per fare questo. Siamo qui con Silvia, anche lei ha chiesto aiuto alla Lilith e adesso ci racconta la sua storia. Sì. Io mi sono rivolta alla Lilith nel 2007, sono stata raccomandata dagli assistenti sociali della zona del posto dove stavo prima, e perché mi sono rivolta subito a loro, agli assistenti sociali, per chiedere aiuto, perché ero andata via da casa. E non sapevo dove andare, mi sono rivolta agli assistenti sociali che in quel momento non avevano possibilità di aiutarmi subito e mi mandarono darono l'indirizzo e indicavano il coso, perché avevano sentito, perché nel 2007 la Lilith non era conosciuta come ora, e mi darono l'indirizzo delle pubbliche, perché mi dicessero che dentro le pubbliche assistenze c'è il centro aiuto donna. Credevo che la donna che ha avuto il coraggio di denunciare la violenza e partecipare al processo contro l'aggressore non gli avrebbe mai permesso di tornare in famiglia e usare nuovamente violenza su lei e sui suoi figli. Invece accade con frequenza notevole. La donna maltrattata ha bisogno di tempi lunghi per riuscire a vivere da sola e lontano dall'aggressore. Senti Silvia, che peso avevano i problemi economici in una donna che ha subito violenza? Allora, i problemi economici sono molto importanti, perché io parlo per me. Quando sono andata via di casa non avevo né soldi da parte, perché li gestiva il mio ex marito, e senza, va via di casa senza soldi, senza niente, e meno male che ci sono i centri, in questo caso la Lilith, che io mi sono rivolta lì, se no non sapevo. Credevo che la donna che denuncia la violenza del marito fosse sostenuta dalla propria famiglia d'origine. La famiglia d'origine della vittima raramente offre aiuto, alloggio o denaro a lei e ai suoi figli. La rinnegano per aver rotto l'omertà nel caso in cui lei sia stata vittima di violenza all'interno della propria famiglia e per aver denunciato l'aggressore. Siamo qui con la psicoterapeuta dottoressa Lorella Giglioli per farci spiegare in che cosa consiste la sua attività. Sì, allora io sono Lorella Giglioli, mi occupo sia del percorso delle donne di sostegno, quindi del percorso di psicoterapia che affrontano per poter uscire dalla situazione della violenza. E poi la mia attività in questo periodo, anche piuttosto importante, riguarda la prevenzione. La prevenzione è in senso di intervento sia sulle nuove generazioni, quindi le scuole soprattutto, per poter prevenire
vuole fare un lavoro di genere, quindi sui comportamenti maschili e femminili che possono essere preventivi per la violenza. Più la parte della sensibilizzazione e della formazione sia dei nuovi volontari, quindi come in questo momento è in corso un corso finanziato dal CESVOT per nuovi volontari qui alle pubbliche assistenze, aperto a tutti, come anche altre attività di sensibilizzazione che vengono svolte nei vari eventi che noi organizziamo durante tutto l'anno, in occasione sia dell'8 marzo sia del 25 novembre, con tantissime altre occasioni, anche con un'altra associazione, che sono volte a fornire, diciamo, informazioni sul fenomeno della violenza, quindi informazione e formazione. Credevo che la violenza fisica fosse la peggiore, perché uccide e che gli omicidi fossero pochi. La violenza più diffusa è quella psicologica: isolamento, controllo, violenza economica, denigrazione, intimidazione. Una donna su 7 tra quelle che subiscono violenza psicologica viene anche maltrattata fisicamente e o abusata sessualmente. Gli omicidi con movente di genere avvengono con frequenza preoccupante. In Italia, uno ogni 3 giorni nel 2012. L'uccisione da parte di persone note alla vittima è la prima causa di morte nel mondo, tra le donne di 16 e 44 anni. Credevo che le donne che subiscono violenza fossero casalinghe, prive di qualifiche professionali e povere. In sostanza, le donne delle classi più umili e isolate. La violenza è trasversale alle classi sociali e al censo. Colpisce donne di tutti i livelli di istruzione e di tutte le professioni. Credevo che la maggior parte delle donne vittime di violenza fossero straniere, in particolare asiatiche, africane e medio orientali, poiché allevate ad accettare la superiorità e la violenza degli uomini. In Gran Bretagna la violenza domestica colpisce con la stessa frequenza le donne bianche, nere o asiatiche. In Italia le donne che chiedono aiuto ai centri antiviolenza sono nel 68% dei casi cittadine italiane. Una persona che ha bisogno di aiuto, quindi, come può mettersi in contatto con voi? Allora, una persona che ha bisogno di aiuto deve pensare, appunto, e qui mi rifaccio al nostro progetto che ha coinvolto tutte le pubbliche assistenze del territorio, deve pensare che dove c'è una pubblica assistenza c'è un centro Lilith, che sia un centro antiviolenza o sia un centro d'ascolto. Perché Lilith? Lilith è un nome un po' particolare, è il nome messo dalle prime volontarie, diciamo, che sono nate dal primo corso che abbiamo fatto. Perché Lilith? Perché Lilith rappresenta la donna che si ribella e vuole essere alla pari dell'uomo in tutto. Di qui nasce Lilith. Diciamo, se si va a vedere la mitologia, Lilith era la prima moglie di Adamo, la moglie che si è ribellata e che è stata cacciata. Dopodiché è nata Eva, nata da una costola d'Adamo, il contrario di Lilith, che era nata nello stesso modo di Adamo e che quindi pretendeva di essere alla pari. Noi siamo molto vicini alle donne vittime di violenza. Per questo motivo oggi abbiamo indossato le gonne per dimostrare la nostra vicinanza. Perché quello che ci spaventa non è la violenza dei cattivi, ma l'indifferenza dei buoni. Per questo vorremmo dire ad ogni uomo e ad ogni ragazzo che solo un piccolo uomo usa la violenza sulle donne per sentirsi grande. Perché ammazzare invece di parlare? Perché non amare invece di far del male? Perché questo mondo non è un videogioco? Aumentare la calma e azzerare l'odio. Perché ammazzare se hai un amante? Che colpa ha la tua lei se tu non hai le palle? Sei forte e coraggioso come un coniglio. Fai botte e sei furioso, rovini tua moglie e tuo figlio. Questo è il rumore delle pistole. Vengono usate troppo spesso, più delle parole. È facile prendersela, anche più debole di noi. Vorrei che esistessero i supereroi, ma siamo nel mondo reale e non nei fumetti. E troppe volte rimaniamo indifferenti. E troppe volte io rimango perplesso se tutto questo è un mondo o un cesso.